di farlo. Far salire lui. Io 14, vabbè. È un po' una cosa strana questo berretto, perché può muoversi attraverso gli alleati, ok. Attacchi non deviabili, ok. Più 50%. Questa cosa sembra una roba da rook. Se non fosse per questo. Per la provocazione. Che Rook già si muove attraverso gli alleati, però vedi, se non lo va ad arciere, e non che però se la tiri adesso, oppure deve darglielo Ubin, tipo, o tipo Iver, c'è cioè un personaggio che sta più o meno una via di mezzo tra i falchi. Ah, guarda che è tornato Akon. Mettiamo Akon. Dicevo, un personaggio come Iver che è una via di mezzo tra un tank e i falchi come Akon. Portiamo Ubin che possiamo livellare un attimo. Oppure portiamo Petrus a posto di Canarina. Ok, vediamo. I riparatori non devono cadere, ok. Attraversa. Pioggia di frecce, vabbè. Spiedo, flagello, tempesta di asce, muro di pietra. Ripristina l'armatura. Ah, eccoli qua. Ma saranno indipendenti? Comunque, ah, con qua non sarebbe meglio fare il faglino, bella frittatina qua. Però deve aspettare. È il quarto. Mi si dovrebbero un attimino avanzare. Lui deve infilarsi dentro. Proviamo. Allora, vediamo gli ordini. Quello là. Che non avanza più di tanto. Poi subito questo. Dopo Petrus però. Quindi tutt'altra parte. Sarebbe stato comodo avere Ubin invece in quel momento. Poi c'è Rook. Poi c'è quello. Poi c'è quello. Questi qua si muovono abbastanza assieme, ma purtroppo dopo Akon. Solo uno prima di Akon. Poi si muoverà questo. E vedremo come si piazzerà. No, quei due lì allora. E poi in fondo l'arciere, quindi abbiamo questo.
Questo è tempesta di ascia, per cui comunque ci colpisce. Se noi facciamo un passo qua ci può colpire, quindi io direi di star fermi un attimo. Questo facciamo subito venire fuori il rinforzo. Dove è arrivato fino? È attaccato Ubi, però non ci ha fatto più di tanto. Ok, adesso. Prossimo sarà quello che arriva fino lì, forse. Quei due lì, appunto. Poi ci toccherà questo e questo. Vediamo quanto avanzano. Portiamolo qua. Beh, fin dove è arrivato. Demoliamo il tirami giù un po' di armatura. Ok, questo trafigge, guarda dove è arrivato. Però adesso tocca a lui. E ha stesi tutti e due. Allora, poi tocca l'arciere solitario. Ah, e poi c'entrano i riparatori. Poi arriverà quello là. Potrebbe arrivare addosso, ma forse più a Akon. Poi questo. Poi dopo questo. Questo fa il muro di pietra, non ci interessa, quello che fa più male è questo, quindi io direi di portare Ubin qua. E indeboliamo lui qua. Anzi, è ammazzato. Achievement scrivano. Meno 5. Ma come cazzo ho fatto a fargli meno 5? C'è ancora l'armatura 12. Però mettiamolo qua, così è pronto per fare il furtivo in caso. L'armatura. Adesso toccherà quello lì, quindi andiamo su di lui. Zero. Ah sì, c'ha i muri di scudi. Dilaniare farà zero comunque, quindi non c'entra niente, niente. Vabbè. Porco 2, meno 10. Ma che razza di culo ho avuto? Meno 10? Ma come diavolo ho fatto? Più
più 2. Cioè, Akon è andato. Ma su che base? Meno 10 e gli ha fatto adesso. Che senso? Strano, non c'è niente di problema. Sono senza parole, non ho visto bene, ma come ha fatto a portar via tutto? 18 di forza d'acqua. Poi basta, Akon è andato. Ripariamo lui. Veramente basito da sta cosa. Niente, tiriamo un po' indietro. Ma... questo fa di nuovo questa storia. Dunque lui ha la malizia. Cos'è che devo guardare? Non lo so, a me non dà problemi da qua, non lo so, forse è un problema tuo, non lo so. Dunque 10. Questo è inutile attaccarlo al momento. Quanto ha? 0 di volontà, 0 di volontà. Io vedo anche il filmato là, quindi non capisco cos'è che non funziona. Toccherebbe l'arciere. Vabbè, non mi sono spostato. Eccolo qua. Eccolo. Deviato. Porca miseria. Bravo che hai sbagliato a opirla. Ok, quella lì ha fatto apposta. Ha fatto apposta a sbagliare. Queste sono quelle occasioni in cui, vale, può ammazzare tutti in realtà.
Sono quelle occasioni in cui la IA imbroglia, ma in senso negativo, cioè imbroglia per... Tocca l'orso che l'hanno lasciato... che farci? Siamo tutti spiazzati qua. Volontà insufficiente. Guarda, aspetta. Ok, uno ce l'ha ucciso. Problema che ce l'abbia ucciso, punto di domanda. Ok, avrei dovuto chiudere meglio le... Ammesso che si poteva. Allora, adesso toccherà l'arciere. Ce l'ha attaccato. Quando serve la critica non gli è entrato. Non so, fanno un male al cane questi stronzi. Oh, uno ha avuto fretta di cliccare, santo cielo. Ok, vieni, tocca quando? Domani mattina? Marco, porco. Questo non si può. Questo si può. Ma... Vabbè. Tutto. Portate quei riparatori sulle mura. Urla Petrus alle sue guardie. Tenete tutti gli altri alla larga. Spero che comunque non ci siano delle conseguenze, però non so. Adesso è tutto ok, invece. Le guardie scortano gli scossi. Riparatori in cima, dove si uniscono gli altri già in posizione, chiudendo la falla. Sincerina salta da terra con un colpo d'aria, sollevandosi per unirsi a loro. L'oscurità sfiora i muri crepati, muovendosi lentamente oltre i bordi. Forme perverse ridacchiano appostate dall'altra parte, appena fuori dalla visuale. Riparatorli, ura Sincerina, adesso. Che dentatura. Qua, qui è un po' stile troppo americaneggiante il Charter Design. Capitolo 21. Con un gran lutto sia nostro che loro. Sia nostro che loro. Nostro di sicuro, loro cosa vuol dire? Mi piace questa cosa, l'ho fatto la foto. Screenshot. Ripenso a Foca. Mi avete fatto strada. La carovana si fa silenziosa nell'assoluta oscurità finché non perdete completamente il senso del tempo e dell'orientamento. Prima che sopraggiunga follia e allucinazione, senti il tocco di Giuno portarti in uno stato di sonno e proteggerti dal peggio. La luce fioca rivela che vi state avvicinando a della terra, come un'isola che emerge da un mare notturno. Nessuno parla, dicevo già, che è tutto ok, no?
Nessuno parla della perdita di Foca in questo lasso di tempo, ma il suo ricordo marcia accanto a tutti. Una volta toccato il terreno, ti senti come se avessi voltato pagina. Camminare adesso ti sembra un qualcosa di completamente nuovo. Queste sono le profondità della terra, dice Juno a tutti. Questa è una caverna, brontola Oli. Non sono impressionato. Juno appare assolutamente spettrale nell'oscurità, mentre vi fa segno di seguirla. Aspettate di emergere per dare giudizi. La luce del riparatore rimbalza sulle sporgenze della roccia. Le ombre danzano sui bordi taglienti e cavità distese. Oh, ehi, qualcuno sussurra quasi scusandosi. Credo di avere un problema. Ditch è seduto per terra. Sembra che gli manchi una gamba. Ma guardando meglio capisce che è stata inghiottita da una buca stretta e profonda. Il pavimento ne è pieno. Sembra una barriera corallina. Aia, continua. Aia, aia. Ma Oli tappa la bocca con una mano. Tutti voi lo sentite avvicinarsi. Uno stridio sulla roccia. Nella roccia. Le solite scelte difficili. Tutto della telearme circondante Ditch. Trascina Ditch fuori dalla buca, ma magari non ce la fa. Provare a creare una distrazione lontano da Ditch. Dobbiamo difenderlo. Un anello di corvi estrae le armi, come un fiore di ferro che sboccia. Juno alza la luce all'interno del cerchio e tutti guardano fuori, verso il vuoto, senza fiato. Ed è bene. Scudi, urli, mentre dalle creature escono rumorosamente dall'oscurità. Subito assaliti. Qui ci bisogna. Allora, non posso mettere la fascia nera perché tanto è già per il lutto, no? Perché la maglietta è già nera. Non abbiamo più foca. Andiamo a Iver per primo. Portiamo Eivind, adesso che c'è, è tornato. Porterei lei. Adesso cos'è che ha su? Sempre questo. E cos'è che volevo andargli? Ah, dicevo di magari mettere questo. Quindi ho meno movimento. Però fa specie perché lì c'è scritto proprio 80% di possibilità di mancare. Quanto costa livellarlo? 10. A lui sarà bene mettergli prima o poi. Quei cosi, quegli oggetti che alzano un po' tutto, se riusciremo mai a averne. Qua è già tutto al massimo. Evitare un colpo mortale, non so ancora come funzioni, ho provato a indagare ma non era chiaro. Intanto lasciamolo così. E poi lo metti questo.